Per 4 persone servono 400 g di mezzi rigatoni, 1 kg di zucca, 100 g di pancetta affumicata, 2 spicchi d'aglio, parmigiano grattugiato, prezzemolo, peperoncino, olio e sale quanto basta. Allora Eleonora, iniziamo. Io mi sono solo un attimo anticipata che ho messo su un semplice brodo vegetale che dopo ci servirà per la cottura della pasta. E ricordiamo che si fa con carota, cipolla e sedano immersi in acqua e lasciati bollire. Perfetto. Allora adesso passiamo al taglio della zucca. Benissimo. Abbiamo già tagliato quella parte grande della zucca, abbiamo tolto i semi che recuperiamo per la prossima stagione da piantare. E adesso invece di questa togliamo la buccia. Un pezzo a me, un pezzo a te. Io per complicarti la vita ti do questo più grande. Benissimo. Facciamo tutto cubetti, ok? Perfetto. Sai quanti tipi di zucca esistono? No, quanti? Quasi 500. Niente di meno. Eh sì, infatti questa non è la classica cocozza napoletana, perché non era stagione, che quella è bella lunga, questa invece è quella mantovana, però uno la può fare con qualsiasi tipo di zucca trova nella propria regione. Cubetti più o meno piccoli, perché così la cottura la velocizziamo un attimo. Ecco qua, io li metto piano piano già dentro, Uno deve un po' superare la fatica dell'inizio, cioè togliere la buccia, fare i cubetti, però fatta quella poi è rapida la ricetta. È tutto in discesa. Sì. Vieni, fai i cubetti anche di questi che io vado anche a sbucciare qui. Grazie. Ma quindi questa è la ricetta di tuo papà? Dimmi un po'. Sì, questa è la ricetta del buon Gaetano. Quando faceva questa era tutta all'opera, tutti noi siamo in 6 in famiglia, perché tutti i figli vicino a dare una mano a tagliare sta zucca, che era impegnativo per una sola persona. Papà lì che spiegava mentre faceva la zucca, e si mangiava un piatto quasi unico, perché poi ha un piccolo ingrediente in aggiunta che non sarebbe della tradizione tipica, però noi l'abbiamo inserito e quindi lo riporto così come si faceva a casa. Che sarebbe? Quella che vedi lì, la pancetta. Non si mette. Non si metterebbe nella ricetta tradizionale, però a casa la mettevamo perché la pancetta dà un po' più di sapidità, un po' più di gusto ad una zucca che è un ortaggio molto semplice, molto basico, no? La pasta e zucca è un piatto molto ricco, semplice e al tempo stesso sostanzioso, che sfama tutta una famiglia intera e non grava molto sul bilancio familiare, dell'economia di famiglia, ecco. Adesso passiamo allo step 2, che è prendere 2 spicchi d'aglio e il prezzemolo da tritare. Vado. Vai. E senti un po' che profumo. Allora, metà lo facciamo adesso e metà ci serve dopo, prima di servire il piatto. Tagliamo il gambo e lo tagliamo fino. Ma allora dimmi un po', tuo papà era bravo in cucina? Sì, Gaetano era bravo, specialmente il sabato, si dedicava al pranzo per tutti. Pensa che a Natale vengono tutti i cugini, i fratelli, i zii, quando c'erano ancora anche i nonni, e papà cucinava per tutti, eravamo più di 30 persone. Caspita, che bravo. Sì, no, su questo Gaetano ci ha insegnato bene. Solo che tra tutti i fratelli chi sta in cucina so io, perché gli altri non sono adatti. Aspetta, dimmi un po', devo farlo a pezzettini quest'aglio o no, mezzo basta, spicchio? No, così va benissimo. Togliamo solo l'anima, a posto. Adesso tu taglia la pancetta a cubetti piccoli, ok? Io nel frattempo vado ai fornelli per mettere in pentola all'olio e fare la base della nostra cottura. La pentola che portiamo qui. Il coperchio ci servirà dopo. Mettiamo l'aglio e il nostro olio di oliva. Un consiglio che posso dare è di utilizzare una pentola abbastanza grande e capiente, perché dopo la nostra pasta risotterà all'interno della zucca e quindi c'è bisogno di spazio. Ecco qua, adesso lasciamo un attimino che soffrigga l'aglio e poi inseriamo la nostra zucca. Ma dimmi un po', da quando sei entrata in monastero, com'è il rapporto con tuo papà? Diciamo che all'inizio ha fatto grande fatica, penso come tutti i genitori quando un figlio va via di casa. Poi io me ne sono andata appena via la prima laurea, per cui è stata un po' una tragedia, perché tutti pensavano, mo sei laureata, lavora, fa, si sistema, eh? Però dopo nel passare degli anni piano piano si sono abituati all'idea e quindi pensa che adesso ogni tanto viene in pensione, fa un po' il tutto fare del monastero, aggiusti i rubinetti, le lampadine, quello che si rende utile, perché quando uno va in pensione poi non sa sta senza fa niente. È bello, mentre siamo in cucina, comunque raccontarci e condividere anche le nostre storie, anche rispetto alle nostre famiglie.
Ed è stato bello anche in questo caso conoscere qualcosa di più di Gaetano, del papà di Miriam. A casa dei tuoi invece chi è che cucina di più? Tuo papà o tua mamma? E mio papà ha voglia, prima di metterlo ai fornelli. Aspetta, aspetta, prima aspetta, aspetta. Qua. Mi sono distratta, col papà mi sono un attimo... Sei emozionata. Ecco che l'aglio soffrigge e ci versiamo tutta la nostra zucca. Ok, mettiamo via questo e adesso lasciamo rosolare la zucca per qualche minuto, aggiungiamo la pancetta e poi la terremo coperta. Vai Eleonora. Vado. Vai. Perfetto. Allora, adesso Ele mi passi il sale. Anzi, se lo vuoi mettere proprio tu, che tu vai meglio di me col sale. Perfetto. Adesso abbassiamo leggermente la fiamma e la teniamo coperta per circa 10 minuti. Allora, Eleonora, adesso sono trascorsi i nostri 10 minuti di cottura. Vediamo a che punto è la zucca. Mi sembra perfetta per essere leggermente schiacciata con una forchetta. Bel profumo, promette bene. Quella è la pancetta, vedi? Il trucchetto di Gaetano ci stava bene. Non per forza tutti, l'importante è la maggioranza, in modo che facilitiamo la cottura dopo. Adesso mi passi un pugnetto di quel prezzemolo, quasi la metà. Ok, mettimelo un po' a me. E nel frattempo tu prendi due spicchietti di peperoncino. Qua bisogna stare attenti col peperoncino, Perché? Se ti tocchi gli occhi dopo... brucia. E lo sai come si fa per non farli bruciare? No, non lo so. Un batuffolo di latte. Ti mette, te lo passi un po' sugli occhi, passa tutto. Dove l'hai trovata questa? Qua i segreti del mestiere. Butto? Butta. Benissimo. Adesso aggiungiamo un pochino del nostro brodo vegetale e dopo preparati, pronta con la pasta. Prontissima. Appena il brodo va leggermente in ebollizione, ci aggiungiamo la pasta. Allora, Eleonora, adesso abbiamo scelto questo mezzo rigatone rigato, pasta corta. Per la pasta e zucca va bene una qualsiasi pasta corta, anche la pasta mista che gentilmente tanti ci hanno inviato dopo la scorsa puntata. Mettiamo giù la nostra pasta. Perfetto. E la continuiamo a mescolare. Si vede che è la tua ricetta del cuore, ti piace proprio fare a te. Sì, io se si tratta di primi piatti vado molto meglio che le altre cose. Lo vediamo. Chissà se ha preso anche il suo entusiasmo Miriam dal papà Gaetano. Sicuramente la cucina e la dote culinaria. Un'attenzione particolare per la cottura della pasta è quella di aggiungere un po' alla volta il nostro brodo vegetale, di modo che tutta la pasta abbia il tempo di cuocersi lentamente. Se dovesse piano piano asciugarsi, se ne aggiunge ancora un mestolo. Adesso atteniamo la cottura della pasta a seconda della pasta che avete utilizzato. Allora Ele, adesso non ci resta che impiattare. Prendo il piatto. Prendi tu il piatto, io il mestolo. E poi mettiamo l'ultimo tocco di papà Gaetano. Te ne metto abbondante così la assaggi per bene. Ele, come vedi, la zucca deve essere bella cremosa, deve essere un po' azzeccosa, come si dice a Napoli. Ah, ok, sì, si vede proprio. Adesso riscanso un attimo la pentola, ti faccio spazio per mettere il formaggio. A te l'onore dell'ultimo tocco. Mamma mia, ok. Medio, grande, piccolo, come lo vuoi? Piccolo sto giro, va. Vai. Abbondante? Abbonda. Ok. Ecco. Un pizzichino di prezzemolo e ci siamo. Adesso ti tocca solo assaggiare. Prendere uno. Attenta che scotta, che dentro ci va la zucca. Appunto. Tocca soffiare per bene, sennò qua... Beh, la pancetta ci sta proprio bene. Hai visto il tocco che ci stava? Il tocco di papà Gaetano qua. Ha funzionato? Funziona. Pasta e zucca, dalla cucina delle monache, direttamente a casa vostra. Per preparare la nostra pasta e zucca abbiamo pulito e tagliato la zucca a cubetti e tritato il prezzemolo. In una padella antiaderente abbiamo fatto rosolare l'olio con l'aglio e una volta dorati abbiamo messo la zucca, unito ai cubetti di pancetta, regolato di sale e fatti cuocere per 10 minuti. Poi abbiamo aggiunto il prezzemolo, il peperoncino, schiacciato la zucca con una forchetta e bagnato con brodo vegetale. Infine abbiamo aggiunto la pasta direttamente nella zucca
e lasciata cuocere nel brodo fino a cottura ultimata. Abbiamo impiattato e guarnito il piatto con prezzemolo tritato e parmigiano grattugiato.